Ciao a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ho deciso di voler rendere questa rubrica un po' più frizzicarella, più allegra, perché sto diventando molto triste. E ovviamente ci saranno anche altri video tristi riguardanti questa rubrica, però per il momento ho deciso di voler ripercorrere la storia di Roma, l'antica Roma. Partendo ovviamente da Romolo e Remo, dalla leggenda di Romolo e Remo, da come è stata fondata, perché appunto voglio un po' mettere allegria a questa rubrica e poi vabbè, nel futuro vedremo cosa combinare con questa rubrica, non lo so ancora, però per il momento mi piacerebbe fare ciò, percorrere tutta la storia dell'antica Roma, appunto dalla fondazione fino a oggi, se riesco. Se me lo ricordo cosa è successo, vabbè, iniziamo subito dalla fondazione di Roma. La fondazione di Roma viene associata alla leggenda di Romolo e Remo, che erano due fratelli gemelli, figli di Rea Silva, discendenti di Marte e Venere. E la fondazione di Roma viene indicata con la data 21 aprile 753 a.C., che è anche il Natale di Roma, ecco, chiamato Natale di Roma. Ci sono diverse versioni di questa leggenda, tantissimi dettagli diversi. Quella che vi sto per raccontare fa riferimento alla leggenda di Tito Livio, che scrisse nel libro primo della storia di Roma. Questo racconto è ritenuto una favola risalente tra il IV e il III secolo a.C. Questa leggenda parte da Enea. Infatti Enea nell'Eneide scappa da Troia perché è in fiamme, scappa con il padre e con il figlio. Dopo vari pellegrinaggi giunge nel Lazio, dove fonda Lavinium in onore della moglie Lavinia. Qui anche il figlio, 30 anni dopo, fonde Alba Longa, che è governata dai suoi discendenti fino a Mulio, che ha usurpato il trono al fratello. Il fratello maggiore di Amulio, Numitore, ebbe in eredità la dinastia Silvia e costrinse l'unica figlia femmina del fratello, Rea Silvia, a dare voti di castità. Però il dio Marte si invaghì di lei e quindi la rese madre dei due gemelli. Rea Silvia poi viene mandata a morte perché appunto aveva avuto un rapporto sessuale, poi due figli, nonostante il suo voto di castità. Rea Mulio decide di prendere questi due bambini, metterli in una cesta e affidarli alla corrente del fiume. La cesta dei due gemelli poi si arenò in una palude e quando l'acqua si è ritirata rimase ai piedi di un fico. Una lupa poi scesa dai monti nel fiume per abbeverarsi trova questi due gemelli e l'allatta. La leggenda vuole anche che un picchio diede loro anche del cibo. Vengono poi trovati da un pastore che decide insieme alla moglie di crescerli. I bambini infatti inizialmente crebbero nella capanna di queste due persone, di questo pastore Faustolo, se si pronuncia così non lo so, e di sua moglie Laurenzia. Si racconta che un giorno i due gemelli vengono assaliti, Romolo riuscì a difendersi mentre Remo fu catturato e fu portato davanti al re con la scusa di essere un ladro. Nel frattempo Faustolo racconta a Romolo delle loro origini reali e Romolo radunò quindi un gruppo di compagni e si diresse dal re Amulio. È stato raggiunto poi anche da Remo, che era stato liberato dallo stesso re. Quindi poi Amulio fu ucciso e il fratello Numitore riprese il trono. Romolo e Remo quindi lasciano Alba Longa e tornano al posto dove sono cresciuti per fondare una nuova città. Adesso per proclamare il re non potevano usare la primogenitura poiché erano gemelli, quindi toccava agli dèi dover scegliere, insomma. Romolo scelse il Palatino mentre Remo l'Aventino.
Il primo presagio, quindi sei avvoltoi apparsi a Remo, fecero in modo che fosse lui il re. Però la leggenda dice che a Romolo ne furono apparsi il doppio. Quindi è nata una grande discussione, perché chi diceva vabbè, a Remo sono apparsi prima, e chi invece dice che Romolo ne avesse di più, quindi vale il numero di corvi piuttosto che il tempo. E quindi Remo, per prendere in giro il fratello, si scavalcò le sue mura, per prenderlo in giro, e Romolo si è un po' girato e l'ha ucciso, e disse questa frase: così d'ora in poi possa morire chiunque scavalchi le mie mura. E la versione di Plutarco è molto simile, però c'è un particolare, una differenza, perché secondo Plutarco Romolo non ha visto nessun avvoltoio, e quindi è stato il potere con l'inganno, e quindi Remo si adirò e nasce la discussione dove appunto Remo rimane ucciso. Remo fu seppellito sull'Aventino, in una località chiamata Remoria, dove ogni 9 maggio c'è una ricorrenza, una festa per ricordare i defunti. È così che Romolo diventa il primo re di Roma. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se approvate questa, diciamo, sottorubrica di questa rubrica, dove vi racconto le vicende dell'antica Roma, fatemelo sapere lasciando anche un like, un commento, e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!